Seconda, siamo agli ultimi complementi. L'ultima volta si era fatto il complemento di argomento, di limitazione e di abbondanza. Oggi facciamo altri tre, ma abbastanza semplici. Sono il complemento di privazione, di colpa e di pena. Insomma, penso che anche a logica ci si arrivi senza particolari sforzi o insomma. Ma comunque vi spieghiamo, sono a pagina 191. In realtà noi con questi ultimi lezioni, una, due, insomma, altre tre lezioni, abbiamo finito il programma di grammatica. Naturalmente il fatto che l'abbia finito io non vuol dire niente, nel senso che alcuni di voi non sono particolarmente frequenti nelle lezioni del venerdì alle 9, io capisco sia anche un'ora piuttosto. Ma oggi eravamo in tre, quindi chi ha bisogno di approfondimenti, chi ha bisogno di spiegazioni, non dico interrogazioni, ma insomma, può approfittare del fatto che un professore è a sua disposizione per un'ora. Insomma, cioè, vuol dire, se voi andate a ripetizioni private, penso che il professore che vi prenda a ripetizioni private vi fa pagare, questo è tutto gratis, quindi insomma. Cioè, la vera furbizia è approfittare di queste cose, non è la furbizia di non approfittarne. Comunque, il complemento di privazione, ovviamente, è qualcosa che manca. Essere privo di qualcosa, sono privo di un libro, mi manca. Quindi, insomma, il complemento di privazione, qui è una frase molto semplice. Purtroppo, lui è una persona che manca di buon senso, è privo di buon senso. Quindi, il complemento di privazione indica qualcosa che manca, di cui si è privi. Quando si è privi di risorse, cioè di risorse di beni, di fortuna, insomma di ricchezze, le grandi idee da sole non bastano, possa essere come Cristoforo Colombo, che abbiamo studiato quest'anno, abbiamo visto che. Scusate, sto male anch'io dal 9 che sono in piedi, anche per motivi scolastici, quindi sono fatto lezione dalle 9 alle 10, 10 alle 11 con le terze. Vi ricordo, non c'entra nulla, che voi siete molto più fortunati delle terze. Quindi non so come sarà il vostro esame di terza media, ma sicuramente lo prepareranno un po' prima di come stanno facendo quest'anno, che le ultime indicazioni dell'esame ci arrivano a maggio, quindi probabilmente l'anno prossimo ci penseranno un po' prima. Dicevo, il completo di privazione risponde a qualcosa di cui sei privo, si manca. Oh, dicevo che Cristoforo Colombo aveva la grande idea di. Che poi non era una grande idea perché aveva sbagliato tutti i calcoli, di arrivare in India andando verso Occidente. L'idea sì, era giusta, ma se la Terra fosse stata molto più piccola, ma qui non è niente, ma storia, quindi aveva delle grandi idee, ma era privo di risorse. Infatti il re di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona gli fornirono i mezzi. Quando si è privi di risorse, le grandi idee adesso non basta. Il complemento di privazione indica di che cosa si è privo bisognosi, ciò che ci manca. Anche in senso figurato, risponde alle domande di chi, di che cosa scarseggia. Scarseggia sta per un verbo che oggi è poco usato, ma sta per mancare, essere privo. Di che cosa è privo, di chi e di che cosa manca. È retto da verbo aggettivo. Sono privo di denari, sono senza soldi. Sono senza soldi, certamente sono privo di qualcosa. Mancare, privare, difettare, scarseggiare, privo, sfornito, carente. Scarseggiare vuol dire, scusate, mancare, sono sinonimi. Scarseggiare, se avete a casa un dizionario dei sinonimi e contrari, che quando andavo a scuola io si portava per i temi, non essendoci internet, si portavano i dizionari al compito di italiano, e quindi c'è il dizionario dei sinonimi e contrari, per non ripetere sempre le stesse parole, sono parole simili. Scarseggiare, mancare, essere carenti, vuol dire sempre la stessa cosa. Privare, difettare, avere un difetto, ad esempio il difetto della vista, significa che mi mancano diversi gradi. Scarseggiare, sfornito, sfornito, il fornitore, chi è il fornitore? Colui che ci dà qualcosa. Essere sforniti vuol dire essere privi di qualcosa. Carente, carente di zuccheri, questo cibo è carente di zuccheri o di vitamine, che mancano le vitamine. Mancante, vuoto, vabbè, vuoto. Penso che io gli faccio solo tre di complimenti, però degli esercizi, ma non è che siano, vai, qui siamo alla fine dell'analisi logica della frase, non inizieremo quella del periodo, perché non mi sembra il caso di farla a distanza, insomma. Per iniziare la prossima
poi avrete una tavola riassuntiva di tutti i complementi. Allora, il complemento di colpa, beh, è stato accusato di incompetenza. Incompetenza vuol dire che non è bravo. Evidenzia i complementi di colpa. La colpa è, penso che si arriva, gli alunni colpevoli, quindi si sono rei di bullismo, saranno puniti con la sospensione. È stata sporta, non la sporta, no, scusate, è stata sporta, no, sporta è quella per la spesa, è stata sporta denuncia per atti d'andato. Vedete come appunto un accento, una A aperta o chiusa, sporta o sporta, cambia tutto. È stata sporta denuncia per atti vandalici, vuol dire che è stata presentata denuncia per atti vandalici, come quelli che entrano nelle scuole e rubano i computer, che ora pare che vada di moda con le scuole deserte, questo nuovo sport, che tanto noi siamo, la scuola italiana è così ricca di risorse che era ironica la cosa. E l'imputato è stato assolto da ogni accusa, è stato assolto da ogni accusa. La colpa quindi è ciò di cui si viene accusati o di cui quindi indica la colpa di qualcuno, è responsabile o è semplicemente accusato. Se si viene accusati di incompetenza, non è detto che uno sia incompetente, ma si viene accusati come in tribunale. Il processo serve a dimostrare che uno sia colpevole, cioè alla fine del processo essere accusati e essere responsabili, ovviamente cambia un po', giuridicamente cambia tutto. Ora, qui non siamo in corso di giurisprudenza, ma sono conto di essere accusati di furto, è un conto essere colpevoli di furto. Magari io vengo accusato di furto perché quella notte passavo proprio lì per caso e mi hanno visto e dicevo, ma io in realtà passavo lì per andare a casa. Mentre in realtà essere colpevoli di furto, insomma, diciamo, l'esempio di Diabolik, un fumetto che Diabolik è accusato, Diabolik è accusato di è colpevole di furto. Diabolik certamente è un fumetto, quindi è un ladro, quindi certamente lui è accusato e colpevole, mentre se nessuno è accusato potrebbe essere innocente. Facciamo anche un po' di educazione civica, quindi la legge uno è innocente fino a dimostrazione contraria, non è che è colpevole. Come nel passato uno viene accusato e doveva dimostrare che è innocente, è la legge che deve dimostrare che uno è colpevole. Rispondo alla domanda per che cosa, di che cosa è accusato, di che cosa, di bullismo, di furto, per quale colpa, di quale colpa, è introdotto dalle preposizioni di, per, dal, dico di furto per qualcosa, da, è stato ritenuto, è stato assolto da ogni accusa. Colpa e pena sono come fratelli, insomma, vanno abbastanza insieme. La colpa è quello di cui è accusato. Se uno è poi è ritenuto colpevole, è ovviamente il giudice gli dà la pena. La pena è quello che si deve scontare per, naturalmente a scuola la pena può essere una sospensione, una nota sul registro. Ora siamo in un momento che è tutto più che altro sospeso. Non solo la sospesa, adesso sospesa proprio la scuola. L'unica a essere stata, questa siamo uno dei pochi casi della storia in cui a essere stata sospesa non è stato lo studente, ma la scuola. Con questa terrificante battuta vado avanti. Riconosciuto colpevole, una volta che abbiamo stabilito la colpa, l'imputato fu punito con 5 anni di reclusione. 5 anni di reclusione non è la colpa, è la pena, è quello che deve scontare. Ma penso che io la fa un po' lunga, ma poi mi fermo qui perché penso sia abbastanza semplice. A seguito dell'infrazione, cioè della violazione del codice stradale, pagherò una multa di oltre 500 euro. Ovviamente non confondete la pena con il complemento di pena con il prezzo, sì, è il prezzo della pena, però la pena indica che io se compro una macchina e questo libro costa 10 euro è che io ho scelto di comprare questa cosa. Se è una pena e vengo multato di 500 euro e non è che ho scelto, la devo pagare per forza. Il complemento indica quale pena, condanna o punizione, anche se la scuola non usa più le punizioni, perché attenendoci ai santi e nobili principi di Cesare Beccaria, il nonno di Manzoni, nella scuola, come anche nel sistema giudiziario, la pena dovrebbe essere istruttiva, cioè non aveva uno scopo punitivo pure semplice, ma serviva
spiegare a chi ha compiuto qualche sbaglio che cosa ha sbagliato e dove forse dovrebbe rimediare. Questo nella scuola è assolutamente un principio base. In questo momento voi non avete pene perché siamo in situazione di emergenza, quindi l'unico giudice, vero giudice che voi avete, non è il professore, non è il dirigente, non è il ministro pubblico, siete voi stessi. Questo è un giudice ben più terribile, perché il giudice più terribile è la nostra coscienza. Noi possiamo farla franca con i professori, farla franca con tutti, ma il nostro giudice interiore è quello più qui. Ho fatto una leggera divagazione. Vabbè, il comprimento di pena indica quale pena, condanna e punizione viene inflitta a qualcuno. Risponde alla domanda a che cosa, a quale pena, con quale pena, a cosa viene condannato. È introdotto alla pena di 5 anni di reclusione con condizionale. È retto da verbi e nomi, è stato condannato a 5 anni, è stato ritenuto colpevole di condannare. I verbi sono condannare, multare, punire e castigare. Verbi allegri proprio. Poi i nomi sono condanna, multa e pena. La multa di 500 euro. Allora io ne farei solo tre perché sono facili, ma non li vorrei assemblare tutti insieme. Quindi noi a pace l'altra volta abbiamo fatto 190. Complemento d'argomento, limitazione d'abbondanza. Argomento, libro di storia, limitazione. In matematica sono bravo, però magari italiano faccio schifo. Abbondanza, vabbè, abbondanza, questo lago è abbonda di pesci. Di privazione. Mi manca, sono privo di risorse, sono privo di denari, insomma, mi manca qualcosa. Colpa. Sono stato accusato di furto. Bene, ma questa è colpa. Sono stato condannato a 5 anni di pena per furto. Allora, in questo caso questa è la pena, perché una volta accusato, se viene dimostrato, c'è la pena. E dopo aver reso omaggio anche a Cesare Beccaria, il nonno di Manzoni, che scrisse dei delitti e delle pene, con il complimento di colpe e di pena, vi auguro buona giornata. Auguro in particolare agli studenti che questo mese, gli studenti islamici che stanno facendo il Ramadan, vi auguro appunto anche a loro, questa è nel caso una festa islamica, io sono, come c'è buona Pasqua, si augura buona Pasqua, quando è Pasqua per i cristiani, auguriamo anche. Trascorrere questa festa, questa cerimonia, non è una festa, cerimonia religiosa, queste cerimonie in famiglia e in serenità, e quindi, perché ovviamente siamo comunque di qualsiasi religione o stirpe apparteniamo, siamo tutti fratelli in questo mondo, insomma, dalla Cina all'Italia siamo tutti esseri umani, quindi ognuno poi la vede come gli pare. Io sono cristiano, insomma, quindi auguriamo anche ai nostri compagni di classe musulmani, passare un sereno Ramadan con le loro famiglie. E con questo vi la lascio e vi saluto.